Le interviste impossibili. Vittorio Sermonti incontra Vittorio Emanuele II. Buonasera. Qui c'è un guaio. Momento. No. Il sovrano non mi riceve. Scusa, perché c'è qui con me una giornalista fiorentina, un signorino molto molto avvenente, molto. Senti, perché non provi tu? Magari, non so, magari a te ti riceve. Boh, io ci provo. Seconda metà di luglio dell'anno di Molta Grazia 1870, Val d'Aosta. Completo di velluto a coste verde bandiera, stivaloni incipriati di polvere, il viso affampato ancora e regato di sudore. Le brevi basette appena pronunciate da due sbavature di tintura per capelli. Mi si perdoni, son donna. Il re galantuomo, o per dirla tutta Vittorio Emanuele II, re d'Italia, di Cipro e di Gerusalemme, mi riceve nel soggiorno del suo padiglione di caccia al ritorno da una battuta, non chiedetemi se al camoscio, allo stambico, alla tigre del Bengala. Sire, siamo alla vigilia di eventi storici di incalcolabile portata. Come lo sa, ella? E sono una giornalista fiorentina e mi sono arrampicata fin quassù per conoscere il giudizio. E viene da Firenze, signorina! Ne sa una più di me. Diamo per inteso, sire, che sotto un certo profilo io ne so non una, ma cento più di lei. Non per merito mio, guardi, o per suo difetto. Vedo già che mi si acciglia. È semplicemente perché esercito la mia attività professionale nella seconda metà del secolo XX. Così, per grandi linee, la storia di questi anni già la conosco e l'ho letta da bambina nei prontuari della scuola e poi nei libri per grandi. Infine, ne ho vissuto di persona le conseguenze non troppo remote via di questo passo. Non mi crede? Se non credo alle donne e ai cavalli, a chi dovrei credere? Agli uomini? Ecco, la ringrazio. E dicevo, quello che vorrei sapere da Vostra Maestà è qualcosa che quei libri non dicono. E se vogliamo fidarci delle note a piedi pagina, non direbbero nemmeno i documenti d'archivio, abbastanza occultati e manomessi per disposizione espressa di Vostra Maestà o magari per lo zelo di archivisti e storici troppo devoti alla dinastia. Non si è mai abbastanza devoti, signorino. Tantomeno a una dinastia che mise sempre avanti se stessa per salvare il paese. Non tutti purtroppo si troveranno di questo stesso avviso. Avevo fatto fioretto di non dirlo alla maestà vostra, ma tanto vale per capirsi meglio che rimuoviamo subito un equivoco. Ora che le parlo, sire, in Italia abbiamo la Repubblica. Quante volte non l'ho detto quella crapettina di un imperatore! In territorio italiano la preponderanza del sentimento nazionale mi impedisce di usargli la forza contro. Ma mi si dia carta bianca e appena quello la sconfina con la sua feccia irregolare sul suolo pontificio, gli spedisco dietro il Zaldini con due divisioni e lo stermino come Dio comanda. E quello là chi? Come chi? Il Garibaldi, signorino! La Repubblica non l'ha fatta lui. Non si preoccupi, sire, siamo molto fin qua. Solo nel lontano 1946, chiamate alle urne, gli italiani, in ragione del 54%, voteranno liberamente per il cambiamento istituzionale. E se lo meriteranno, se canoi de democrat! Un giorno metteranno ai voti se Cristo è morto in croce oppure no. J'aurais envie de leur flanquer un coup de pied au cul. E poi, signorina, mi scusi, che plebiscito, eh? Un plebiscito che si perde.
La divina provvidenza, che mi ha dato tanti segni della sua predilezione, mi avesse concesso, non pretendo troppo, né? Altri 80 anni di vita! Le garantisco io, signorina, che la corona avrebbe sortito il 99,98% dei suffragi. Parola di re. Non ho motivo di dubitarne. Guardi, avevo appena poggiato la mia persona sul trono di mio padre, Dio lo abbia in gloria, che mi volsi all'ambasciatore di Francia e lui dissi queste parole. Il fantasma della indipendenza italiana va a perdere questo maleavventurato paese. Un re non erra. Il mio vecchio Piemonte, signorina, non mi avrebbe dimenticato. Oh, neppure l'Italia una ha dimenticato la maestà vostra. E la sire domina la capitale della Repubblica dalla groppa di un cavallo di bronzo, annidato nell'ansa di una colossale dentiera di botticino. Oh, scalce e si impenna contro la facciata del Duomo di Milano, corsi, piazze, gallerie, ove appena possibile ponti, si fregiano del suo nome augusto in tutti i centri abitati della penisola. L'Italia non dimentica, sire. Se mai confonde... Ah, non per nulla l'ho fatta io con le mie mani, la Italia. Grazie, signorina. Le confesso che avevo temuto per il mio cuore. Le sue belle frasi me lo hanno rinfrancato. Sono a sua disposizione. Sire, alla vigilia di eventi che si preannunciano di portata storica... e che per tali si confermeranno, mi consenta confermarglielo, e mi sono arrampicata fra queste vette scintillanti per conoscere il giudizio di vostra maestà sulla situazione presente e sulle prospettive che la pensa la storia assegna al nostro paese. Non sempre la conoscenza degli accadimenti successivi ci dice abbastanza sulle intenzioni dei loro protagonisti. Jusqu'au présent, come ricordavo alla regina Vittoria anni addietro, quando le usai la finezza di andarla a visitare fino a Londra. Ma non per questo sforzai la mia compiacenza al segno di accettare la mano della principessa sua primogenita, la quale, a una donna queste cose posso dirle, aveva un furioso penchant per me. O bastalo. Sa Dio se mi rincresse averla fatta piangere tanto. Ma un sovrano non può esporsi al ridicolo di apparire in pubblico al braccio di una consorte che parla il greco e il latino come noi altri parliamo il piemontese. Non le sembra, signorina? Tanto più che è finita proprio male la povera petite. Una mésalliance con il principe della corona di Prussia. Andarsi a cacciare così giovane in mezzo a una pianura, in una famiglia che non ha una stisa di avvenire. Ecco cosa dicevo alla regina. Jusqu'au présent, je ne me suis jamais trompé sur l'avenir. E lo ripeto oggi. Lei, signorina, che sapere la sa così lunga, può essermi giustamente testimonio. Ascolti le parole che oggi, quanti ne abbiamo? Metà luglio dell'anno 1870, il sovrano indirizza alla stirpe dei suoi prodiscendenti. La Prussia ha i giorni contati. Figurarsi. I dispacci confidenziali che giusto ieri mi segnalavano dalla Zar che l'armata dello imperatore le sta suonando di santa ragione a Serasi Germanique confortano questa mia sicurtà radicatissima. E lei, maestà, cosa conta di fare? Cosa conta di fare? Battermi, boia Faus! Quando? Contro chi? Oh, se non lo sa ella, che mi è postera. Io mi ingegno di rintracciare nella mente di vostra maestà le radici di un disegno politico, il successo a breve scadenza del quale sono qui a testimoniarle. Brava! Allora saprà che la riserva è già sotto le bandiere. E cosa fa secondo lei un sovrano? Richiama i soldati e poi non combatte? Oh, le dirò, personalmente sapevo di poter contare
su 500.000 di uomini, ma la taccagneria dei miei ministri me li ha ridotti a 60.000. Pazienza, li farò bastare. Per Ferragosto l'armata italiana scenderà in campo, la Francia sfonda sul Reno, l'Austria spinge sul Danubio e noi altri entro settembre, sto dicendo, il re alla testa dei suoi battaglioni prima dell'equinozio. Dove sarò il re di Toglio prima dello equinozio? E dove? Vediamo se indovina. Non posso indovinare, sire. Lo so. Allora se lo so, glielo ricordo. A Monaco di Baviera. Volevo ben dire. E mi scusi la pedanteria. Ha già firmato un regolare trattato di alleanza con l'impero francese e con l'Austria-Ungheria? Ma che firme, firme! Molto di più, signorina! Qui ci troviamo di fronte allo impegno morale di un Savoia. Je ne mancherai jamais à ma parole et à mon honneur. Plutôt, l'amo! Già, ma... Non penserà che fra sovrani congiunti da una infaticabile amicizia santificata dal vincolo del sangue, da quando mi ha sposato la Clotilde, il cugino dell'imperatore si è piantato a casa nostra per pranzo e per cena. Non penserà davvero, signorina, che fra sovrani della nostra reputazione siano necessarie tante cerimonie? E con gli Habsburgo come la mette, sire? Che avete avuto tutti quei dissapori, anche recenti. Dopo la guerra del 66, la Casa d'Austria, se non vado errata, dichiarò incompatibile con la propria dignità consegnare il Veneto direttamente nelle auguste mani della maestà vostra, in quanto sosteneva di averla legnata sul campo. Così che si dovette ricorrere alla solita voltura tramite Francia. E un sovrano vittorioso concede sempre al sovrano vinto il beneficio della millanteria. E sa anteporre alle pretensioni del proprio orgoglio gli interessi tangibili della nazione. Per chi li prende, signorina? Per il barone Ricasoli? Ma la nazione, scusi, non ha ancora delle pendenze in corso con la Casa d'Austria. Il Trentino, che so io, Gorizia, Trieste o quel che sarà. Ogni fiore, signorina, ha la sua stagione. Non vorrà farmi dannare anche lei con queste farneticazioni irredentiste. Andumalo. Otterremo tutto. Tutto e molto di più. Purché si osi. Educo disegni di imprese lontane, ma di sicura e bella riuscita. Per intanto, a disingannarla sul soggetto della inimicizia mortale tra le due dinastie più antiche di Europa, mi permetterò ricordarle che chi le parla è, e non del tutto a caso, figlio e vedovo di principesse di Austria, senza dire che la Maria Adelaide, povero angelo, mi era anche cugina in primo grado. Lo so bene, ma dalle prime nozze di vostra maestà, e a fortiori da quelle del suo babbo, n'è passata ma d'acqua sotto i ponti. Nel frattempo, contro gli Habsburgo, avete fatto la bellezza di 3 guerre, o no? E la magnificenza di 3 paci! Signorina, le voglio raccontare un episodio delicato. Immagini un campo di battaglia. Le soverchianti forze dei bianchi incalzano insolenti, i neri ripiegano in bell'ordine, tuona il cannone, crepita la fucileria, il cielo è tutto impennacchiato di fumo, mentre sul terreno agonizza un tappeto di cadaveri. Tutacù! L'ondata delle bianche casacche si frange e ristà contro un quadrato di lancieri neri. Un pugno d'eroi, signorina, in mezzo ai quali lampeggia invitta la sciabola nuda di un giovane principe. Per un attimo la galleria degli avanzanti vacilla. Il savio comandante dei quali dimanda torno torno alle ordinanze. Chi è quell'indomito? Qui faccio appello al suo cuore di donna. Nei panni del savio comandante, ella non sognerebbe, signorina, di dare in sposa la propria figlia al leggendario principe nemico? Nei fatti, lo arciduca Alberto Federico Rodolfo non ricusò a tutta prima la mano di mio figlio Umberto per la sua figliola giovinetta. È storia dei nostri giorni. Una storia delicata,
E se lei mi consente di ultimargliela... Atroce. Sorpresa dalla governante nell'atto di fumare un sigaretto, la promessa non trovò di meglio che nasconderselo sotto le vesti, che la di lei verecondia ci lascia immaginare molto abbondanti. Le vesti incendiarono, la promessa si spense. Basta là, pieghiamo il capo ai voleri di Dio. Sarà per la prossima volta. Intanto lei, cara signorina, si sarà fatta un'idea di come al di sopra degli accidenti del destino due case regnanti sappiano ad un tempo combattersi e venerarsi. Oh, creda, sire, sono veramente sconvolta per la storia di quella povera ragazza. Si figuri. La maestra vostra mi accennava a progetti di imprese lontane, ma di sicura riuscita. Potrei saperne qualcosina di più. Dunque, la Maria Pia già mi copre il Portogallo e per il Duca d'Aosta c'è pronta la Spagna. A Prela Garfini, lo imperatore dei francesi si prenderà respiro sul Reno e visto che per Nice mi fa orecchi da mercante, se coscion là, segno che mi darà una mano, caldeggiando presso il comune amico di Vienna, qualche buona rettifica di confine nel Veneto. Mentre sui privilegi commerciali a Bisertà non c'è più da sprecare una parola. Oh. Quanto all'Austria, una volta che le avremo consentito di trovarsi un bello sfogo nei Balcani, non ci lesinerà qualche contropartita nel Trentino e pur qua qua dall'altra parte del fiume Isonzo, tanto più che, come le dicevo, il Luigi Napoleone vi metterà una buona parola anche egli. Aggiunga che noi tutti contiamo su un male accorto intervento della Svizzera a fianco del traditor prussiano, circostanza che ci permetterà di annettere all'Italia fior di Canton Ticino. Ma queste son cose che la ricorderà di sicuro. Se è per questo, sire, ricordo anche molte altre cose. Dica, dica. Vuol mettere le reminiscenze scolastiche di una giornalista con le premonizioni di un sovrano. Dica lei, maestà. Visto che ho in lei una gentile testimonia del futuro, premonirò. La recente apertura del canale di Suez dischiude alla Italia epoche di rigogliosa espansione. Solidamente insediati sul Mare Rosso, impianteremo empori commerciali al Borneo e a Sumatra, cara la nostra signorina. Leggo nel suo sorriso che sto cogliendo il segno. Ma ella vorrà sapere dell'Europa. Ebbene, cara, non si meravigli se il suo re già conosce la soluzione della questione orientale. Spero solo che mi si lasci fare. La mia idea è di prendere il sultano di Turchia e confinarlo in qualche zona remota dell'Asia centrale. In seguito direi all'Austria e alla Russia: signori miei, servitemi pure di tutto ciò che desiderate. Per l'Italia io mi accontenterei di piccole cose, diciamo la corona di Grecia, dovesse ripresentarsi l'occasione. Quanto all'Inghilterra, e questo andrà comunicato a chi di dovere, potrà prendersi tutto ciò che le aggrada, a condizione che ceda Malta a noi. Su Malta non transigo. E qui convengo perfino con il vostro Mazzini. Ecco fatto il quadro. E lei sa meglio di me che non parlo all'avventura. All'Italia non basta di essere rispettata, signorina, le bisogna altresì di essere temuta. Giusto l'altro giorno tentavo di farlo capire a quello idiota di Giovanni Lanza. Noi pretendiamo troppo poco. Giovanni Lanza è il presidente del consiglio in carica o sbaglio? Ma è anche un idiota, come per il resto ormai sanno i signori ambasciatori delle grandi potenze, cui la mia lealtà di sovrano mi impegnava a notificarlo. Il governo Lanza è al corrente dei progetti di vostra maestà? Je leur montrerai ce que je suis. Je ferai la guerre outrance. Il faut que je la fasse. Su questo non ci piove. Io mi chiedevo solo in che
che misura sono al corrente dei progetti della maestà vostra i ministri in carica? Basta là con questo incarico. Incarica per poco, signorina carissima. In ogni caso, sì, sono stati personalmente e singolarmente informati della imminenza del conflitto. È inutile le dica che quei signori hanno posto condizioni esose e perfide al solo fine di mettermi in imbarazzo con lo imperatore. Ne sto a dirle la miseria morale e materiale con cui il signor ministro delle finanze si è compiaciuto di sindacare sulle mie spese militari. Ora mi spiega che i buoni del tesoro sono scesi sotto la metà del valore nominale. Non mi faccia ripetere, signorina, cosa ci si asciuga un sovrano con i buoni del tesoro. Non si disturbi. Tuttavia, fuor di metafora, non ritiene la maestà vostra che il problema finanziario abbia un peso rilevante nella vita di uno Stato moderno? Visto che vuol proprio parlare di queste titichezze, allora glielo dico. Non è nessun problema, signorina. Me ne occupai di persona nel 67 per 5 mesi consecutivamente, in situazione ben più calamitosa dell'attuale, e misi a punto un piano assolutamente perfetto che avrebbe consentito, per incidente, un poderoso incremento dell'armata. Contaci, crede lei che mi abbiano dato retta? Eccole dipinta la condizione di un sovrano odierno. Aggiunga che il Luigi Napoleone, sapendomi in queste angustie, si è impegnato sulla parola a rimborsarmi le spese di guerra, di modo che, a norma dell'articolo 5 dello Statuto, nessun onere finanziario venendo a gravitare sullo Stato, io potevo non pur dichiararla questa guerra, bensì combatterla fino in fondo, senza darmi la pena di avvisare il gabinetto. L'ho fatto perché, come ella avrà già capito benissimo da sola, io sono leale, troppo leale, anche con chi non se lo merita, anche con quel Quintino Sella là. Il cuore sulla mano, anche con lui, un ministro, le dico, che ficca il naso nell'amministrazione della Real Casa, lesina sulla lista civile e ardisse insinuare che il suo re sperpera pubblico denaro per mantenere riserve di caccia, spie e, mi perdoni la trivialità, donne. Pensi impertinenza, quando è notorio a tutti che con la mia rosina ho regolarizzato fin dall'anno scorso e che le spie le pago a metà con i sovrani che faccio spiare. D'altra parte, da un politicante che scende da una famiglia di mercanti di tessuti, come ci si può attendere, signorina, tutto il coraggio e il senso dell'onore necessari in questi momenti fatali? Me lo domando anch'io. Non si preoccupi. Tanto, il giorno avanti la dichiarazione di guerra, licenzio la Camera e cambio governo! Mi sembra di aver notato nelle proposizioni della maestà vostra una tal quale insofferenza nei confronti degli istituti rappresentativi. So da lungo tempo che la Camera è demente e non corrisponde al grave mandato affidatole dalla nazione. Se è questo che vuol sentirsi dire, signorina. In altre parole, vostra maestà non vede di buon occhio il sistema costituzionale. C'est bien rare que les femmes s'entendent aux affaires. Cosa è costituzionale? Altra cosa è parlamentare. Non mi cambi le carte in tavola anche lei, come faceva la buon'anima del conte di Cavour, il quale, mi si consenta, fra tanti buoni difetti, aveva troppe pessime virtù. Che differenza sostanziale intercede, a giudizio di vostra maestà, tra questi due sistemi istituzionali? Parlamentare, cara la mia signorina, è il regime in cui legifera e impera una clicca di vanitosi insipienti, eletta da una manica di semi, cui, sa Dio a che titolo, dovrebbe anche rendere ragione. Costituzionale è il regime in cui ciascheduno assume le proprie responsabilità e ne rende ragione a chi di dovere. E chi di dovere? Chi sarebbe? Se non è troppo chiedere, signorina, il re.
E nell'eventualità che il re, combinazione, sbagliasse? Dieu pardonne à tous sur cette terre. Capisco il suo punto di vista, maestà. E in questo quadro, una volta definito il ruolo istituzionale di Dio, che posto riserva al popolo, anche in grazia del quale, salvo errori, ella è re d'Italia? Io ho a cuore il mio popolo. Le sta bene? Certo. Ma che udienza, quale spazio politico è disposta a concedere la maestà vostra alle istanze di questo suo popolo che non mangia, non vota, non va a scuola? Lei mi tira per i capelli. E io le parlerò con la bella schiettezza con cui rispondevo la primavera scorsa a un diplomatico inglese. Ci sono due modi soli per governare l'Italia. Le baionette, signorina, e la corruzione. Purtroppo quei signori del Parlamento non la vogliono capire e pertanto lei mi segue. Sono del tutto inadatti a un regime costituzionale. Su questa materia, si accerti, io non mi sbaglio. Tanto vero che mi trovo dello stessissimo avviso del suo buon diable di Saint-Père. Il Parlamento è vizioso per se stesso, ricordo le parole del Pio Nono, e per la Italia in particolare non confacente. Parole sante, mi si perdoni il calabur. Ecco, a questo proposito, maestà, mi consente una domanda un pochino indiscreta, Come la vede lei la questione romana? Mi fa piacere che me lo chieda, perché, le confesso, è là di fronte la unica persona in grado di risolverla. Il mio gabinetto pretendeva che io pretendessi da Napoleone, come condizione per l'alleanza militare, che egli facesse un rigo sopra alla convenzione di settembre e ritirasse la guarnigione da Roma. Fantasie! Lo imperatore ha una maggioranza papista in Parlamento e allo stato attuale non può usarmi questa finezza. In compenso si è impegnato con me per l'anno prossimo, una volta che avremo schiacciato ben bene l'armata tedesca, di tenere trionfali elezioni, mettere alla ragione i papisti e lasciarmi via libera. Per completare il quadro, mette conto le dica che io mi considero uno strumento della divina provvidenza, forte della fede inconcussa nei divini voleri, tranquillo della mia coscienza. Mi si lasci fare questa guerra in pace e Roma mi cadrà in mano come una pera. Che ne dice il Papa? Che può dire quel povero vegliardo? Che la Madonna è immacolata, che lui non sbaglia mai e che la Italia una è un'impietà. Un'ultimissima domanda e poi la lascio sui muffloni, Nel caso le si prospettasse una soluzione pacifica o quasi della crisi, nel caso appunto che Roma potesse cascarle in mano come una pera, senza bisogno di versare altri ettolitri di sangue, accetterebbe di buon animo la maestà vostra una soluzione del genere? Lei mi fruga nel costato, la mia bella signorina, ma siccome la vedo donna, ardisco sperare che ella mi comprenda. Je n'aime pas le métier de roi. Donc, si je ne puis pas faire la guerre, posso fare la guerra? Moi, mademoiselle, io, signorina, je me ferai moi. Mi faccio frate. Grazie, sire. Grazie, cara.